Hello, Dr. Prota. Hello. Today we talk about Husky. Could you describe its temperament in a few words, please? L'husky è un soggetto molto diffidente, a volte anche un po' irritabile, quindi sicuramente non è molto socievole come razza, quindi bisogna stare molto attenti e soprattutto già dall'inizio fare una buona educazione di base. Which is the best and the worst food for the husky? Soprattutto nell'integrare ha bisogno di omega 3 e omega 6 e quindi soprattutto prediligere il pesce, magari salmone, inoltre carni di qualità eccellente e integrare con lo zinco, è molto importante in questo tipo di razza. Perché Why? Zinco. è predisposto a malattie a carico della cute Ah. che sono proprio dovute a una carenza di zinco. Ah, and the next question was what illness do husky get? Ma soprattutto malattie a carico della cute, autoimmuni, quindi per esempio a volte il pemfigo, molto presente in questo tipo di razza. E è molto anche delicato, bisogna stare molto attenti anche col sistema nervoso, quindi attenzione all'uso di antiparassitari tossici per queste razze. Okay, thank you so much for taking your time to share your knowledge with us. Next time we will talk about Border Terrier. Bye. Bye.